Oggi parliamo di Mediolanum, l'antica capitale dell'impero d'Occidente. Ci troviamo forse nel posto più suggestivo delle vestigia di Mediolanum romana e sono le colonne di San Lorenzo, che sono 16 colonne corinzie e appartenevano ad più templi della zona, in particolare del tempio della dea Cibele, e qui nel Medioevo le hanno ricomposte per creare questa parte con tutte le colonne, ma in realtà non era un tempio unico qua, è proprio la ricomposizione di più templi. Vediamo sulla destra le colonne appunto romane e sulla sinistra la parte delle casupole. Un tempo, anche nella parte di qua a destra, c'erano altre casupole come queste. Poi, intorno al 1920, hanno deciso di abbattere le casupole che erano addossate alle colonne per rendere visibile la chiesa di San Lorenzo che si trova proprio qui. Da cosa deriva il nome Mediolanum? Ricordiamo che è stata fondata dai Celti in Subri, poi i Romani l'hanno conquistata e è stata denominata Mediolanum, che significa dalla parola Mediolanae, cioè in mezzo alla pianura. Forse non tutti sanno che Mediolanum è stata, all'epoca imperiale romana, la capitale dell'impero d'Occidente. Diocleziano, intorno al 280-290 d.C., fondò la tetrarchia, che praticamente era due imperatori e due cesari, dividendo l'impero, che era enorme, in impero d'Oriente e impero d'Occidente. L'impero d'Oriente lo dirigeva lui, con la sede in Croazia, più o meno a Spalato, mentre l'impero d'Occidente qui a Mediolanum, e lo governava Massimiano.